Non so come dirvelo. Questa roba qua è pazzesca. Questa roba qua è pazzesca. Questa roba qui è pazzesca. Pronti? What's up, ninja da tavola? No, aspetta, forse quella è un'altra roba. What's up, unboxers? Ebbene sì, come ogni anno, torna fortunatamente per me il mio divertimento e la felicità di lavare tutte le cose vecchie. Il mega unboxing, guardate qua che roba! C'è un botto di roba, fioi! Ormai sapete che io sono supportato da Barto Europe e da Oakley Snowboarding. E oggi vi farò vedere tutte le cose che ho scelto per la stagione invernale di quest'anno, tra cui abbigliamento, mascherine, ben due tavole e alcune chicche che non avete idea, Maria Vergine, sono troppo curioso. Devo ancora guardare cosa c'è dentro i pacchi, ma bene o male l'ordine l'ho fatto l'anno scorso e un po' mi ricordo che cosa ho preso. Partiamo subito. Eccoci qua, ho un botto di Pakistan. Beh, non parto da Oakley e dalle mascherine e agli accessori che ho scelto per quest'inverno. Intanto devo recuperare il pacco. E che pacco sei adesso? Questo? Sì. E alè, Maria Vergine, guarda roba! Che bello! E ora, occhiali, e già qua. Che semo? Il buon João Paolo, nella persona di Valdegianini. Buon ritmo, buon ritmo. Innanzitutto perché ci tiene a me e alla mia vista, mi ha mandato degli occhiali da sole per fare in modo che il mio cristallino leggermente delicato non subisca alterazioni tramite i raggi UV. Che cosa ho appena detto? Vabbè, insomma, mega madaglia io c'hai. I miei occhiali preferiti per la montagna e che uso sempre quando vado a fare split, quindi speriamo di non usarli spesso stanno. Ale! I Clifton, quasi se? Questi qua, con i parasole di lato e sopra sotto il naso. Neri, sempre colore, e con lente Black Iridium. Lente scura, perfetta per neve e ghiacciai. Oltre a questi, un altro paio di Clifton neri lucidi sto giro e con la lente ruby polarizzata. Lente perfetta per la maggior parte di condizioni di luce, dal beo al nuvoloso, insomma, sai che mi capisco. Poi, un paio di latch neri con lente prism black che sono i miei preferiti. Questi fiori per andare in giro al bar se da paura. E non contento, un altro paio di latch ma con lente snow sapphire. Un pelin picciara. Devo provarli, vabbè. Ma per finire l'ignorantata in bellezza, ecco a voi gli Oakley Hydra con lente Prism Violet. Cioè, mi dico, ma se già siete veloci nella vita, questi qua, a dove andas io? 200 km orari a piedi? Ma neanche a Bolt? Ah, mamma mia! Bellissimi ragazzi. Penso che farò tutto il video con questi occhiali qui. Ma passiamo alle mascherine da snowboard. Se fossi un giocoliere le farei roteare su me stesso, ma non so bon, però so fare le magie. Guarda qua. Anche quest'anno la mia scelta è ricaduta sulla Line Miner, che considero la mascherina ormai emblematica di Oakley e secondo me la più bella, parere personale, in diverse colorazioni, vi lascio tutti i link qui in descrizione, e con lenti Jade Iridium e Torch Iridium per quanto riguarda la maggior parte di condizioni di luce, mentre per il brutto tempo, quella che forse è la mia mascherina preferita, tutta bella viola, con lente Eye Pink Iridium, che per i più inesperti è una lente, diciamo, rosa, molto chiara, che aumenta il contrasto quando c'è zero visibilità. Personalmente la uso da anni e la trovo veramente incredibile quando non si vede una mazza. Provare per credere. Ora, il buon João Paolo si vede che mi conosce perché mi ha mandato anche delle lenti di ricambio perché sa che più o meno ne faccio fuori una al mese. Saluti. Caraca! Sono finite dentro gli scatoloni e c'era un cuscino sotto, eh? Mai paura. Primo scatolone andato! Sarà un video lungo. Ma Oakley non fa solo mascherine. Ma Oakley non si... Ma come ben... Ma ormai come ben... Ma come... Ma come ben... Calmati. Ma come ben sapete, Oakley non si occupa solo di occhiali e mascherine, ma fa anche un sacco di altri prodotti. Tra cui... Non solo il balaclava in Polartec, che vi consiglio di provare nelle giornate più fredde perché è una bomba, con relativo scaldacollo annesso in pile, ma anche... Non trovo più niente. Qua c'è berrettini fighissimi, come ad esempio questo, 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 oppure questo, in colorazioni collane differenti. Se massa bei, si denota il fatto che io sia abbastanza mona perché sto ancora andando in giro con l'etichetta negli occhiali. Ecco perché non che vedevo qua sotto. Hashtag team etichetta. Eccoci qua. Beh, ma non finisce qui perché fa anche un botto di abbigliamento. Occhio, è perché l'ho vista da dentro lo scatolone e mi sono già innamorato. Occhio, occhio. Felpa col pelo che credo mi toglierò a marzo. È troppo bella, fiori, non avete idea? È proprio bellissima. Mamma senti! Per le tipe interessate, sappiate che è anche bella da toccare su di me. E anche... No? Dei pantaloni della tuta. Occhio che casco. Bellissimi. Sono troppo comodi. Ora vi starete chiedendo, sì, vabbè, lo sapevamo che faceva l'abbigliamento. Ma forse non sapete che fa pure scarpe.
Ah no? Sembrano scarponcini da montagna, super leggeri e davvero stilosi. Non vedo l'ora di provarli. Oltre che abbigliamento invernale da ciclismo di tutti i tipi. È un messaggio subliminale per continuare a farmi pedalare? No, fa massa freddo. E anche borsoni, e sono fatti veramente bene, zainetti e addirittura marsupi. Questo mi sarebbe stato comodo in Sri Lanka. Beh, vabbè, l'ennesimo scatolone è andato. Ah sì, e non dimentichiamo i calzini che si possono trasformare in ciabatte. Così. Easy Tiger represent. Altro scatolone è andato. Sempre con delicatezza. Sì, fatemi togliere l'etichetta perché sembro più mono del solito. Madonna, mi sto spaccando le dita. No, forbice. Tac. E qua chi che vede? E tac. Ma ora passiamo al clou. A Barton, che anche quest'anno ha deciso, non so perché, di farmi essere uno dei suoi ambassador ufficiali. Grazie, fioi. Evidentemente qualcosa di buono faccio. E vi faccio vedere come sarò ciapà questo inverno. Partiamo con l'intimo tecnico che io, sinceramente, considero uno dei prodotti migliori di Barton. Questa stagione ho scelto di provare la cappa Helium Crew come maglia e la cappa Helium Pant come calzamaglia, perché ragazzi ha veramente una marcia in più, e se patite un pelino il freschino, soprattutto se siete come me, vi assicuro che una roba del genere può cambiarvi la giornata. Ovviamente colore nera perché da là non me smuovo, già toccando con mano si sente quanto sia di qualità questo tessuto, senza dimenticare che fa calzini di ogni tipo, sia per i più freddolosi che per i più calorosi. Troviamo anche dei pantaloni della tuta, questi sono incredibili fioi, gli HK Helium Insulated Pants, imbottiti, caldissimi e comodissimi, soprattutto se usate outerwear tecnico tipo guscio. Ovviamente, e stavo per darlo per scontato, anche Barton fa abbigliamento di ogni tipo, dai pantaloni a qualsiasi tipo di felpa, in questo caso con il logo Family Tree. Bellissima. Ma passiamo alla parte più invernale, come ad esempio questo piumino Midiat Down Insulate Jacket. Madonna, sto anche migliorando l'inglese. Ovvero specifico da mettere sotto alla giacca tipo guscio, capace di mantenere il calore interno e perfetto per le giornate più freschine. Io lo uso quasi sempre, tranne che in primavera. Ma passiamo ai guanti, che Barton fa da una vita e che non ha mai smesso di migliorarsi. Per questa stagione ne ho scelti due. Questi per le giornate più calorose, Men's Gore-Tex Under Mitten, con tanto di guantino interno, che potete scegliere di mettere o non mettere. Guarda qua che bei. Quest'anno mi sono buttato sul colore. Mentre per le giornate più fredde, gli HK Gore-Tex Leather Clutch Mitten, color senape. Non avete idea di quanto sono caldi questi guanti. In pelle morbidissima e davvero davvero belli. Sono molto soddisfatto dei guanti. Altro scatolone che si saluta. Tutto a posto? Ma ora passiamo al clou, alla parte più tecnica, all'outerwear, agli attacchi, agli scarponi e alle tavole. Questa parte mi emoziona ogni volta, perché sembra di essere a Natale. Sì, siamo quasi a Natale, va bene. Anche quest'anno la mia scelta è ricaduta su questa Salopet bellissima, modello Cyclic e colore ovviamente nero, e sta ben con tutto ciò. È quella via di mezzo perfetta, non è né troppo fredda e né troppo calda, non è un guscio ma non è nemmeno così imbottita, anche se è stata concepita principalmente per la Pau Pau. Infatti credo che prima che entri un goccio d'acqua qua bisognerebbe bucarla. Se posso permettermi di darvi un consiglio, una volta che provate una Salopet di questo tipo, i pantaloni non li comprate più, fidatevi. Per quanto riguarda la giacca invece, quest'anno ho deciso di sbizzarrirmi ed esagerare il più possibile. Ho deciso di tornare alle origini e vestirmi tutto di nero di nuovo. Sì, lo so. Se passa bene. E ho scelto sempre della linea K e sempre il modello Cyclic questa giacca, che è fenomenale per me, perché come per la Salopette non è un guscio ma non è nemmeno così imbottita. È da 3 stagioni che scelgo la linea AK Cyclic come modello e non mi sono mai pentito, non ho mai avuto freddo. E che ve lo dico a fare, per farvi entrare un goccio d'acqua pure qui dovete buttarvi nel Brenta, berlo tutto quanto e pissarvi addosso, perché da fuori a dentro non entra nemmeno una goccia. Bellissima. Quindi in pratica quest'anno mi vedrete vestito così. Voilà! Quanto sono bello! Tutto nero come ho sempre, sempre desiderato. Sto a massa ben fioi. Però fa un caldo bestiale. Fatemi un attimo tornare a un aspetto un po' più consono per stare dentro casa. Oh là! Pensavate fossi nudo, Sono le donnine che mi manderanno un messaggio in direct. Avranno questo onore e questa possibilità di vedere. Ma passiamo alla parte più tecnica, ovvero scarpone, attacchi e tavole. Siete curiosi? Boh, mi adesso va a mangiare. E no, pa' scherzo. Che cena da single. Ma che ben che si sta. Questa non manca mai, Vabbè, con la panza piena sia di verdurine che di birrette, passiamo alla succulenza. Passiamo al piatto forte. Passiamo al dolce. Sì, insomma, dai Roby, dai. Demo avanti. Per quanto riguarda gli scarponi, anche quest'anno la mia scelta è ricaduta
sugli SLX. E non scattoiamo, insomma. No, aspetta. Tadà! Uno degli scarponi top di gamma di Barton, suola in Vibram, molto caldo, medio rigido, allacciatura Speedlace, che si allaccia in un attimo, più veloce e più resistente del Boa, a mio modesto parere, e con lo snodo laterale perfetto sia per camminare che per snowboardare. Ne ho provati diversi, ma l'SLX insieme al Lion credo siano gli scarponi più performanti e migliori di Barton. Beissimo, Fioi, beissimo. Proprio vero. Ma non finisce qui. Vicini, perdonatemi. Oltre allo scarpone tradizionale, anche per questa stagione userò gli Step-On. Gli Step-On. Occio. E la mia scelta è ricaduta anche per quest'anno sul Photon, che credo sia lo scarpone intermedio per quanto riguarda la linea Step-On più adatto alle mie esigenze. Non è troppo rigido come Lion, quindi è anche ottimo per camminare, ma è molto reattivo e robusto, oltre che essere molto caldo. Anche qui suola in Vibram, scarpetta interna Imprint 3 e doppia lacciatura Boa. Beo, beo anche questo ciò. E gli attacchi? Per quanto riguarda gli attacchi tradizionali, non potevo che non scegliere loro. Come si perde qua? Maria, che casino. In mala vita, Fioi. Diciamo che non ha bisogno di presentazioni. Ormai avete imparato a conoscermi. Credo di avervi parlato di questo attacco in ogni modo. E credo che sia il miglior attacco tradizionale in commercio. Non a caso viene usato da praticamente tutti i pro. Non lo dico perché sono legato a Barton, ma anche quando usavo tavole di altre marche, avevo sempre comprato in mala vita. Provateli e vedrete che c'è un motivo perché li usano tutti. Bene. Per quanto riguarda invece l'attacco Step-On, anche quest'anno la mia scelta è ricaduta sugli Step-On Genesis. Li ho provati anche la scorsa stagione e li considero comodissimi e veramente, veramente simili ai Malavita. In quasi tutto per tutto. Non solo nell'elasticità, non riuscirò mai più a dirlo, e nella reattività, ma anche nella struttura stessa. Per chi non lo sapesse, poi gli Step-On Genesis hanno questa piccola aletta mobile che supporta lo spoiler, che ti aiuta nei cambi lamina e nei cambi di direzione. Ah no? Ma ora passiamo al piatto forte, a quella cosa che chiunque di noi amanti dello snowboard non vede l'ora di trovare sotto l'albero di Natale o di fare sacrifici per poterla comprare, ovvero un fustino di birra. No, 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 Fioi, no. Mi fa piacere. La tavola di quest'anno. Sì, ne vedete due, ma è una storia lunga. Ebbene, dopo averla provata ai test ride per diversi anni e essermi sempre fatto invogliare ma non averla mai presa perché sono un ricoglionio, finalmente è nelle mie mani. Madonna, sembra una chitarra. Dai, spacchetta. Dai. Quanto leggera è? Madonna, Fioi. La Stray Chatter 159 Family Tree di Barton è una meraviglia. Guardate il tail. Non vedo l'ora di usarla per tutta la stagione. Credo sia una delle tavole più versatili. Non a caso è stata sviluppata da quello stilosone di Danny Davis, che per chi non lo conoscesse, oltre ad essere il re dello stile, è anche il re del tail grip. E questa è stata sviluppata proprio da lui. Ciò vuol dire che se non mi sparo un tail grip una volta al giorno con questa, non lo sparo più. Bellissima. L'ho presa 159 perché volevo qualcosa di un po' più lungo del normale. Directional camber tradizionale made in Austria. Vi ricordo che io ed Albi abbiamo fatto un video per i meno esperti, vi lascio la I qui in alto a destra, sinistra, destra, dove spieghiamo le varie tipologie di camber e le differenze tra una tavola e l'altra, ma questa, Fioi, è eccezionale. Dai, sei massa bella. Adesso devo andare in garage e fare la sciolina. Ma io lo so che lì dietro ne avete vista un'altra e che non vedete l'ora di sapere cosa nasconde. Però, siccome io non so propriamente Semo, innanzitutto vi faccio vedere la chicca delle chicche che mi ha mandato Barton. Ci ho messo 3 anni, forse 4 o forse 5, e dopo 5 anni di mie richieste spassionate, quasi da rendermi un rompimaroni, finalmente è arrivato. Che cosa? Beh, Fioi. Il portabirra! Gospua. Cioè, non ci credo! È bellissimo! Termico, fatto tipo a cilindrone, con fascia a tracolla e con una chicchetta che guarda, ma guarda cosa c'è qua! Lo metti su così ed eccoci qui. Hai già la tua birretta a portata di mano. Beh, è pazzesco. Proviamolo subito. Boom. Tec. 1, 2, 3, 4, 5. Ma non è vero? Fioi, sembro John Rambo. A me sono laureato in virologia 3 anni fa a Pisa. Poi ho fatto un master espresso a Boyon e sono a fare tutti i cocktail internazionali. E la sesta qui. Ma non è vero.
Ditemi se si può essere più geniali di così. Sono pronto per andare in guerra, Cioè. Mi medico poi. Barton, come si fa a rendere felice un bambino veneto? Eccomi qua. Questo non me lo tolgo più, neanche per andare a letto. Fantastico. Ne è rimasta fuori una, me la bevo subito. Ma ora passiamo a una delle tavole più belle che io abbia mai visto nella mia vita. E provato, perché l'ho provata in un test ride, ma non con le condizioni di neve che meritava. E già così era super divertente. Fioi, non avete idea. Ma non avete idea? Non so come dirvelo. Questa roba qua, pazzesca. Questa roba qua è pazzesca. Questa roba qui è pazzesca. Pronti? Sono emozionato. Se pensavate che ve la facessi vedere subito, vuol dire che non mi conoscete. Un po' di suspense bisogna anche mantenerla. Ma visto che non sono proprio un pirlone, vi faccio vedere un piccolo dettaglio che molti di voi riusciranno già a interpretare. Questo qui. Vi dice niente? Beh, se volete sapere di che tavola si tratta, non vi resta che iscrivervi al canale, perché ve lo svelerò in un contenuto dedicato. Merita un video a sé. Nel frattempo però fatemi sapere qui sotto con un commento secondo voi di quale tavola Barton si tratta. Vediamo chi mi conosce e può aver capito la mia scelta. Ah, non è una split. Basta indizi adesso però. Spero che questo video unboxing vi sia piaciuto. Io non vedo l'ora di settare tutto e di provare tutto al più presto. Ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! Wow, wow, wow. Belle le tavole, belli gli attacchi, bello tutto. Però ragazzi, il portabirre con scritto drink me. Io me lo porto in centro Bassano tutte le sere, questo.